Allora, continuiamo. Diamo il benvenuto all'ingegnere Francesco Fonte. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie. Ingegnere Fonte, lo conoscete, è stato candidato sindaco nel 2012, ahimè, ahimè, comunque. Però mi piace dell'ingegnere Fonte rilevare appunto che è stato un alto dirigente del Consorzio Bonifica di Caltagirone, professionista che conosce la materia delle opere pubbliche, delle infrastrutture, conosce il nostro territorio, conosce la macchina della burocrazia. Ecco, non è un inventato. Ecco, io mi permetto così di approfittare della sua presenza per cercare di far fare a lui il punto sull'utilizzo dei fondi della Comunità Europea da parte della Regione Siciliana e i finanziamenti per le imprese, finanziamenti per le imprese. Qual è lo stato dell'arte dal suo osservatorio, diciamo? Ecco, lei da questo punto di vista è un po' fuori, per cui conosce la macchina, ma tutto sommato ha un occhio molto asettico, diciamo, non di parte, diciamo, ecco, in una situazione come quella che sta vivendo la Sicilia, che è difetta di infrastrutture. Ecco, la regione si sta muovendo opportunamente a suo giudizio, cosa potrebbe o dovrebbe fare? Può essere anche un input per i nostri politici. Io seguo con molta attenzione tutte le vicende dell'opera pubblica in Sicilia perché ritengo che il progresso e la civiltà passano anche attraverso la costruzione delle opere pubbliche, che siano strade, che siano ferrovie, che siano aeroporti, che siano elettrodotti, che siano ospedali, che siano Certo. scuole. Chiaro che il progresso passa attraverso quelle. Chiaramente ogni opera pubblica ha insito un rischio per l'ambiente. Ma questo rischio che c'è deve essere sostenibile in maniera che si possa costruire l'opera pubblica senza avere danni collaterali, diciamo. Del resto in Italia abbiamo una legislazione abbastanza avanzata riguardo la protezione dell'ambiente e quindi è possibile costruire le opere pubbliche anche con l'ausilio delle varie organizzazioni ambientali che sono sempre in allerta, quindi siamo, diciamo, garantiti che la costruzione di un'opera pubblica non danneggi l'ambiente. In Sicilia abbiamo già parlato la volta scorsa della difficoltà che c'è nel costruire le opere pubbliche e tra l'altro abbiamo anche un altro triste primato che è quello delle incompiute in Sicilia. Abbiamo moltissime opere incompiute Come in Sicilia. I motivi credo che siano nella litigiosità magari che c'è tra i vari soggetti che devono costruire l'opera pubblica, perché il primo obiettivo di un'amministrazione che ha in capo un'opera pubblica, assieme a tutti gli addetti ai lavori, direttore dei lavori, imprese, responsabile del procedimento, è quello che alla data della scadenza dei lavori bisogna dare l'opera finita, fruibile e e completa. collaudata. Certo. E anche quello, certo. Non deve succedere che anziché dare l'opera finita, completa e fruibile, si presentano con un mazzo di carte con le quali magari si sono salvate le cosiddette spalle, però l'opera pubblica non c'è. In quel caso hanno fallito tutti, hanno fallito tutti. Io ho seguito abbastanza da vicino, per esempio, la vicenda della diga di Pietrarossa, che è una incompiuta, forse una delle più grosse che ci sono Classica. in Sicilia. Lì sono stati spesi quasi 140 miliardi di lire per niente, per avere un mucchio di terra in mezzo alla campagna che addirittura crea danno. Certo. Crea danno. E adesso, anche se le vicende giudiziarie per cui è stata investita si sono concluse oltre 10 anni fa, con il massimo grado di giudizio, con il fatto non sussiste, quindi non ci sono più remore giudiziarie, e si era dall'altro trovata anche un'intesa con la Soprintendenza per l'utilizzo del sito. Virtuale, soprattutto perché il sito lì ha un interesse scientifico piuttosto Archeologico. che turistico, quindi si era trovata un'intesa per una fruizione virtuale del sito, però quest'opera non parte, che io sappia non esiste neanche un progetto per la ripresa dei lavori, per la riparazione dei danni che sono avvenuti in questo tempo nelle opere lasciate abbandonate alle intemperie. E in questo contesto di denaro sprecato, e
è notizia proprio della fine di gennaio che la regione siciliana, e vengo magari alla sua domanda, la regione siciliana deve restituire alla comunità europea la somma di circa 1.300.000.000 di euro per spese fatte male, diciamo, non fatte secondo le regole che impone la comunità europea. È una notizia, a mio avviso, di una gravità eccezionale in un momento come questo di grande disoccupazione, di crisi enorme, andare a restituire queste somme. E voglio chiarire, sono somme già spese, non sono finanziamenti non utilizzati, per cui si potrebbero facilmente restituire, puramente il danno. Immaginarsi come dovranno essere restituiti. È chiaro che ci sarà un buco del bilancio enorme, perché non si può pensare di richiedere a coloro che hanno avuto i contributi di restituirli. Si innescherebbe un sistema di fallimenti a catene. Quindi la situazione è estremamente grave, in particolare si tratta di 300 milioni circa, sono contributi dati per l'agricoltura biologica, sui quali pende un ricorso della regione siciliana, però secondo gli esperti ha pochissime possibilità di riuscita. Poi ci sono altri 500 milioni sul fondo FSR, che è l'acronimo di Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che ha come oggetto infrastrutture e contributi alle imprese, e altri 500 milioni ancora sul fondo FSA, acronimo di Fondo Sociale Europeo, che ha come oggetto la formazione ed il lavoro, quindi argomenti importantissimi, certo, e brucianti, diciamo, per la nostra terra. Si crede che questo danno sia avvenuto per il sistema di spese della regione siciliana, lo fa attraverso bandi. I bandi magari sono spesso soggetti alle influenze politiche, sono dei finanziamenti che tira di qua, certo, che tira di là, per cui magari non escono perfetti, quindi sono facilmente impugnabili, per cui si allungano i tempi, si sforano i tempi, e l'Unione Europea i soldi li dà, però vuole che si rispettino le regole e i tempi. E forse qualcosa c'entra pure la burocrazia regionale, che è estremamente lenta. Lenta, la burocrazia regionale è impaurita dell'andazzo. Mi è capitato proprio l'altro ieri di parlare con dirigenti apicali, diciamo, di alcuni settori, adesso non entro nello specifico, ma mi diceva la difficoltà della macchina, dei dirigenti, il quale non vogliono più assumersi le responsabilità. Quando vedono qualcosa che non va, per l'andazzo che c'è, mettono tutto, fermano tutto praticamente, quindi non assumendosi più le responsabilità. E quando un dirigente ovviamente non si sente garantito dalla politica, perché di questo si tratta, giusto? Diventa pericoloso, certo, si incaglia tutto, si ferma tutto. Sì. Quello che sta succedendo alla regione siciliana è questo. C'è un presidente della regione che ha smantellato, per esempio, la formazione, con tutti gli annessi e risvolti giudiziari, ma è chiaro che non è riuscito a dare la prospettiva come ripigliare tutta questa vicenda. Sto portando l'esempio della formazione, sì, la formazione della formazione l'ha citato poco fa, ma potrei parlare delle province, potrei parlare di tante altre cose, voglio dire, ma quello della formazione è nevralgico. Quante persone dipendono praticamente per questi progetti della formazione, la quale formazione ora alla comunità europea devono essere ritornate appunto tutte queste di 500 milioni di euro, non sono bruscolini, diciamo, ecco. Certo. Questo è la realtà, è che la macchina burocratica, per tornare al primo, è stato con mano, parlando direttamente con i protagonisti, il quale dice ma a noi chi ce lo fa fare? Qui la politica non ci garantisce. Sì, però vede, il non fare è altrettanto colpevole che fare male. Però se il dirigente della macchina pubblica ha delle linee politiche, ma le linee sono sempre teoriche, poi ci vuole la copertura politica. Qui non stiamo dicendo che bisogna, però no, è chiaro che chi opera deve avere la tranquillità di poter assumere delle determinazioni. Sì, d'accordo, però dico, non fare è proprio colpevole come fare male, perché se va nella omissione poi omissione di atti d'ufficio, certo. Non è che non facendo, perché non dimentichiamo, su questo lei dovrebbe convenire con me, c'è la legge 10, adesso non ricordo che cosa
quale fosse, quando ci fu all'indomani di Tangentopoli, ecco, fu predisposto che la politica dava le linee generali, Sì. ma poi l'assunzione di responsabilità era demandato ai Al dirigenti. dirigente, Ecco, oggi la fotografia è questa. Quindi, certo. con un vuoto della politica che oggi è palpabile, perché non c'è più la copertura politica, i dirigenti dovrebbero assumersi le responsabilità della politica. Ovviamente, padre di famiglia dice, ma come ci porta? Lo so, però Quindi andrebbe rivista andrebbe, probabilmente certo. anche questa legislazione, diciamo, ecco, Sicuramente. per far Sicuramente. ritornare la politica protagonista, perché poi di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di opere pubbliche e Certo. quindi è la politica che sceglie se fare pietra rossa, Certo, se è chiaro. completare la È Libertini chiaro. o meno. Poi i dirigenti I dirigenti chiaramente attua, dovrebbero essere quelli che dovrebbero attuare queste cose. certo, è così. Scusa se mi No, sono no, intromesso in un argomento, forse, perché no, no, ma siccome è fresco praticamente è dell'altro pertinente, ieri, per carità. e ho toccato con mano, ripeto, alla regione siciliana, dove praticamente i dirigenti, appunto, è più facile che bloccano le procedure, le fermano. Ma perché sono fermi? Perché, per quale motivo? Perché c'è questa inesattezza. Ma questa inesattezza è superata? No, ma io non preferisco che resti così. Poi lei ricorri, faccia ricorso al TAR e compagnia cantante, Eh se le sì, dà poi il ragione. risultato è che E dobbiamo quindi? restituire queste somme Perfetto, o e avere quindi le opere resto. incompiute, è Chiaro, questo. chiaro, chiaro, È chiaro. Quindi questo. questa è una situazione che non so come uscirsene. Credo che veramente qui la politica deve necessariamente avere uno scatto, diciamo, per ritornare ad essere protagonista. Ma probabilmente ci vorrebbe, credo, anche un ricambio, guardi, perché a questo punto credo che lo spaccato che si apre sulla qualità della classe politica di governo, più che altro. È chiaro, i risultati sono questi, è lì che non funziona. Ma anche il rinnovo, cioè è un'arma a doppio taglio, perché il Ma non è ricambio. possibile il rinnovo, secondo me, non è Stiamo difficilissimo, dicendo lo è stesso discorso. difficilissimo. Cioè, voglio dire, dovrebbe essere fatto in progress, piano piano, perché Difficilissimo. potenzialità nuove che devono sostituire un gruppo dirigente. Ma il gruppo dirigente ha tutto un know-how, tutta un'esperienza, tutta una Certo. professionalità che non si è inventata sulla linea teorica, ma sulla pratica. Per cui se sostituisci e metti i nuovi non hanno appunto tutte quelle caratteristiche. Ma Mi sta da noi, apparendo più o meno quello che succede al comune di Caltagirone. da noi vede purtroppo la vita politica di un soggetto coincide con la vita terrena. È C'è chiaro. lunghissima, questa è un'anomalia tutta italiana, se Certo, vogliamo, certo. perché nelle democrazie più evolute, quelle anglosassone, non è così. Non è così. Sicuramente se chiediamo a un giovane chi è Tony Blair, neanche lo sa. È stato il premier inglese Certo, come no? per due mandati, uno degli uomini più potenti del mondo, ma esauriti i due mandati, non può fare più nulla se non Certo. conferenze, dibattiti, Beh, questo solo può fare. questo fa. Invece qui da noi c'è questo C'è il perpetuarsi, riciclaggio, c'è da noi questo c'è il perpetuarsi nella vita riciclaggio, il politica. riciclaggio c'è. C'è il riciclaggio, non di conferenzieri, ma smetti, no, non di conferenziere come Tony Blair, dico, no, o come Clinton. Ah, così, c'è il riciclaggio. Ho finito di fare il premier, ora vediamo un pochettino se la politica mi dà un altro ruolo. E così non cresce No, niente. per cui c'è il vizietto che chi a un certo punto ricopre una carica elettiva, il suo primo obiettivo esclusivo è quello di farsi rieleggere, quindi fa le cose per farsi rieleggere, non fa le In cose per il bene funzione. comune, in funzione di. A questo punto sarebbe veramente utile salutare uno ed un solo mandato per legge. Così Certo. io so che vado lì, poi quello non potrò più farlo, quindi sarò costretto Lo a. spirito della legge, per esempio, dell'elezione diretta mirava probabilmente a sganciare l'attività politica amministrativa dal clientelismo partitico. E invece così non è, perché ogni sindaco, ogni presidente di provincia o di regione cerca di operare, ma guarda sempre attentamente ai consensi elettorali. E Esatto, questo è quello è la che fissazione, sono blocca tutto, questa è la realtà. bravissimi a farsi rieleggere, su questo sono bravissimi, per il resto Un po' meno bravi, un meno po' meno in quello bravi, diciamo. eccello. Un po' meno bravi. Esatto. Ingegnere Fonte, brevissimamente perché siamo
adesso stiamo entrando in campagna elettorale a Caltagirone, che idea sta avendo, che idea si sta facendo, che idea sta maturando del panorama che si sta rappresentando e giorno dopo giorno sta prendendo corpo qui a Caltagirone per queste prossime elezioni? Ma francamente, guardi, non vedo segnali decisi che emergono né nell'area moderata né dall'altra parte, diciamo, progressista. Credo che vi sia una difficoltà a trovare, quadrare i conti, a trovare, evidentemente c'è uno sforzo di trovare le persone giuste, questo non c'è dubbio, e credo che ci sia una grande difficoltà a fare questa sintesi, sia da una parte sia dall'altra, perché ormai siamo abbastanza avanti. La indisponibilità delle persone, oppure perché la politica appunto si sta muovendo maldestramente come è stato sempre? No, non credo, so che ci sono persone disponibili a spendersi, quindi non penso che sia quello. Forse non si riesce a trovare la platea ampia, giusta, che poi possa consentire di riuscire. Credo che c'è questa, perché ormai siamo abbastanza avanti, diciamo già, forse dovrebbe essere... Siamo già a fine febbraio, al momento siamo a marzo. Da qui a breve bisogna che ci siano già dovrebbe incominciare. Delineate un po' il tutto. Credo che tra qualche settimana potremo sapere qualcosa di più. Certo, c'è difficoltà ad andare a amministrare un comune come il nostro, questo senza dubbio, però non credo che la situazione... non possa essere riprendibile. Io penso che qualunque cosa può essere qualsiasi ripresa. Cosa umana è così, non è possibile, quindi è chiaro che come prima cosa bisogna affrontare il discorso dei conti, bisogna sistemare i conti, quella è una cosa essenziale, perché 4 anni circa credo che non si facciano assolutamente bilanci, dal 31 dicembre 2011 non c'è un bilancio. Siccome ci hanno messo le mani tanta gente, non posso pensare che siamo tutti quanti incapaci, quindi è chiaro a questo punto che se i conti non si possono chiudere è perché ci vogliono risorse fresche, c'è poco da fare, quindi ci vuole un intervento straordinario, questo sicuramente da parte dello Stato, per poter sistemare, perché non si può consentire che un comune vada in malora. Adesso è stato fatto per la città di Roma, è stato fatto per altre città, quindi chi arriverà ad amministrare deve predisporre questo piano con questa somma necessaria di utilizzo che deve essere restituita ogni anno, su una rata compatibile e sostenibile con lo sviluppo della città e con le esigenze della città, da restituire un certo numero di anni e quindi poi andare a bussare le porte giuste per avere questa somma. Questa deve essere la politica dovrebbe cominciare a operare. Iniziale è questa qua. Da lì, naturalmente, arrivando a denaro fresco, si può veramente ripartire, si può avere di nuova fiducia da parte delle banche, si può ripartire. Nel contempo bisogna resettare la macchina comunale, che mi sembra che sia scollata in questo momento, e è composta di persone che io conosco molte di queste persone valide, in grado di lavorare, quindi bisogna ridargli fiducia. Per rimotivare? Perché è chiaro che tutti i servizi che sono per la città devono uscire da lì, quindi la macchina comunale deve essere estremamente efficiente. E poi nel contempo bisogna ricominciare a pensare, a farsi venire le idee poi magari trasformarle in progetti di massima, discutendole con tutti gli addetti al lavoro, consigliere comunale, eccetera, eccetera, e poi andare a cercare finanziamenti, questo è essenziale. Scandagliando tutti, per esempio, i capitoli di spesa della regione siciliana, perché lì, guardi, per l'esperienza che io nei capitoli della regione siciliana vi sono sempre dei residui non spesi, vuoi che siano ribassi d'asta, che vengono da ribassi, vuoi che siano somme nell'economia e che rimangono le spese. Quindi bisogna incominciare a scandagliare tutti questi capitoli. Per esempio, io penso alla legge 400 della Rete del 91, anche se è una legge vecchia, quella fatta dopo il terremoto di Santa Lucia, con la quale furono dati 4.000 miliardi di lire alla Sicilia. 4.000 di lire. Sono sicuro che in quel capitolo vi sono ancora delle somme da spendere. Certo. Sono somme che possono essere spese anche per fare opere viarie, purché di interesse per la protezione civile. E poi anche bisogna guardare anche più lontano. Per esempio, so che la BEI, la Banca Europea Investimenti, che ha sede in Lussemburgo, ha una misura, si chiama Jessica, che ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile dei centri urbani. Io penso al nostro centro urbano, come potrebbe, perché bisogna farsi venire queste idee,
questo deve essere portato avanti. Questo deve essere proprio quasi una fissazione da parte di chi non governa. Esatto, questo. Ma è l'unico modo come uscire fuori da questo pantano. Io sono sicuro che la situazione si può riprendere, certo con la pazienza di tutti, perché non è che dall'oggi al domani può cambiare la situazione, però avendo le idee chiare sulle cose da fare, la situazione si può riprendere, deve essere ripresa, guardi. Perché lo Stato ci deve aiutare, non può consentire che una città vada in malore. Intanto vediamo questa finanziaria regionale che ad horas, diciamo che entro sabato notte dovrebbe essere esitata, almeno queste sono le notizie. Pare che ci sia una misura che potrebbe fatta ad hoc per Caltagirone e un altro paese dissestato qui. Credo su proposta di Ioppolo, o sbaglio. Sì, Ioppolo, Marco Falcone, diciamo un po' trasversalmente. Sì, 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 proprio sì. Questo era lo spirito. Sì, questo è un fondo in rotazione che potrebbe servire annualmente, saranno 600-800 mila euro all'anno, però voglio dire, per 10 anni sono cifre che possono essere messe in entrate, quindi questo potrebbe aiutare certamente la nostra comunità. Ecco, quando abbiamo sempre detto, la politica deve fare la sua parte, perché se la politica non si inventa qualcosa, e si inventa, lo dico espressamente, perché la politica può inventare, la politica è magia, e deve avere idee, è chiaro, la politica è magia, ci vuole una legge e spuntano i soldi, questo è il concetto, non è che ci vuole la zecca e si deve stampare i quattrini, ci vuole proprio una legge che istituisce un fondo, lo recupera e quindi... Perché i conti non si possono chiudere, assolutamente no. Come una famiglia che non arriva a fine mese ha bisogno. Però, ingegnere, questo lei è troppo buono, perché dice che questa è la situazione, ma questa è una situazione che è degenerata mese dopo mese, giorno dopo giorno. D'accordo, diciamo, no? Adesso... All'inizio, se fosse stato affrontato opportunamente, razionalmente. Guardiamo al futuro, guarda, il passato purtroppo. Io, siccome sono insidato in capa polemica, sulla polemica, quindi non me la posso. Questa abbiamo preso altre volte già posizioni dure. L'ho capito, ma è bene che i cittadini protagonisti che saranno chiamati alle urne per eleggere una classe dirigente non dimentichi mai quello che è successo. Perché se ci troviamo così oggi, lo è per la politica, ma è anche per la burocrazia, c'è poco da discutere. Cioè, i 4 bilanci mandati in questo lasso di tempo, in questi circa 4 anni, al Ministero degli Interni e sistematicamente bocciati, non li ha redatte la politica, li hanno redatto i consulenti esterni e la burocrazia. Voglio dire, una volta, due volte, tre volte, dai. E poi richiami sempre i consulenti esterni, sempre la stessa nomenclatura burocratica per mettere queste cose. Consentite, io parliamo di cose trite, giusto, trite che conosciamo bene, ingegnere, però vale la pena per i cittadini elettori fino all'ultimo momento avere presente queste cose, perché altrimenti se non se ne parla più, due sono le cose: o si passa nel dimenticatoio e si sta facendo strumentalmente per far dimenticare questi passaggi, invece io credo che sia importante che i cittadini ricordino tutti questi passaggi, sia dal punto di vista politico che di quello amministrativo, perché ognuno, quando andrà a votare a fine maggio, all'inizio di giugno, ecco, abbia la contezza di quello che sta facendo. Oggi siamo chiamati responsabilmente tutti ad andare a votare e tutti a scegliere il meglio. Questo è il concetto, per cui, scusi, io tutte le occasioni sono buone per me per rinverdire questo concetto. Io non sono candidato, quindi lo posso fare tranquillamente, così, a scanso di equivoci. C'è qualcos'altro che può aggiungere? No. Ci vediamo prossimamente. Lei è più quando o meno impegnato lei in questa campagna elettorale, oppure no, è in stand-by alla finestra, sta aspettando? Devo dire che c'è molta gente che mi chiede che faccio, riprovo o non ci riprovo. Io rispondo come dissi a lei, non dipende da me. Insomma, beh, certo. Non dipende da me. Quindi, posso sentirmi anche le energie, però se non ci sono le energie degli altri. Però la capacità di uno che conosce la macchina burocratica, che conosce dal di dentro anche la regione siciliana, perché professionalmente l'ha fatto, diciamo, lei è stato cointeressato alla via di fuga, se non vado errato, vero? Mi pare che oltre all'ingegnere Dante La Rosa, mi pare che c'era anche lei, diciamo, no? Quindi voglio dire, e quella fu una delle ultime opere pubbliche grosse che... Parliamo del progetto dell'88-89 addirittura. Perfetto. Quindi poi
purtroppo è rimasta morta. È rimasta così perché non è manutenzionata. Ma guardi, non è manutenzionata e poi non è stata completata con l'ingresso al contrario. Purtroppo, guardi, il danno. Fanno rabbia queste cose, vero? Il danno delle opere pubbliche adesso in Sicilia è anche quello che da forse 20 anni non si fa più manutenzione sulle opere pubbliche, sono abbandonate a se stesse. Non so se lei si ricorda che prima c'era la figura del cantoniere stradale. Come no, oggi non ci era, sono. Era una persona che aveva in carico 5 km di strada, ogni giorno era lì, si faceva la strada, a selezionare, puliva, faceva anche piccoli interventi. C'erano le case cantoniere dove avevano gli attrezzi, c'era un'attenzione completamente diversa. Oggi ne sono completamente abbandonate. Beh, infatti, quindi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi non è che sono opere fatte male negli anni 70, assolutamente, è che sono state abbandonate. Questo è il discorso. Così pure per le opere idrauliche, i fiumi non vengono più puliti. Questo, e poi le alluvioni. Questo succede. È chiaro. È questo. Meno male noi siamo in collina per certi versi. Beh, anche noi abbiamo. Meno male che non piove in maniera seria da noi. Anche perché se piovesse come si deve, non lo so. Non sono puliti e quindi potrebbe succedere di tutto. Va bene, chiudiamo questo spazio. Ringraziamo l'ingegnere Francesco Fonte. Grazie. Ci rivediamo prossimamente. Grazie. Grazie. Buonasera. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.